Benvenuti, questa è una puntata speciale di Teleracconto, è infatti l'ultima puntata della serie. Quando si è arrivati ad un traguardo, si è così come questo appunto, si è soliti tirare le somme di quello che è stato fatto. Abbiamo realizzato 20 puntate di Teleracconto, indicandovi tutte le manifestazioni enogastronomiche riferite al territorio che ci siamo dati, ovvero quello dell'antico Ducato di Urbino. Realizzare una trasmissione di questo tipo per noi, che non siamo un grande network nazionale, è stato un grande lavoro che però ha generato apprezzamenti da parte di molti e gli ascolti e i messaggi di stima ricevuti ci hanno fatto capire la bontà dell'iniziativa. È giusto dare merito a quanti hanno creduto in questo programma, ad iniziare dal presidente e gli editori di Fanno TV che hanno prodotto il format, alla direttrice Simona Zonghetti, che non ha mai fatto mancare il suo supporto, al regista Riccardo Sora, che ha coordinato il lavoro di ripresa, montaggio, messa in onda e ha ricercato le bellissime immagini che hanno fatto da sfondo alla nostra trasmissione. Poi anche Apice Arredamenti, che con i suoi completi d'arredo ci ha permesso di allestire il nostro salotto. È certo che il più grande grazie va a tutti voi che ci avete seguiti per 20 settimane. Durante le puntate di Teleracconto abbiamo voluto veicolare i flussi turistici e il cosiddetto turismo interno. Abbiamo promosso 178 eventi inseriti nel calendario che va dal 12 giugno, giorno della prima puntata, sino ad oggi. Sono stati i nostri ospiti 9 amministratori tra sindaci e assessori, 23 rappresentanti delle Proloco e 8 tra ristoratori, esperti e produttori. Come dicevo, un grande lavoro che abbiamo svolto con tenacia e soddisfazione per poter portare a termine questo 14° anno di trasmissione. È una trasmissione, come ho appena detto, che sostanzialmente fa turismo, discute, illustra, racconta il turismo del nostro territorio. E allora ci siamo detti, come ultimo ospite, forse per chiudere in bellezza la nostra trasmissione, perché non invitare il rappresentante del turismo della terza città delle Marche? È chiaro che il turismo di Fano viene visto con attenzione da tanti, da tutti, e magari anche viene preso a modello. E allora ecco con noi Alberto Santorelli, assessore al turismo del Comune di Fano. Benvenuto. Buonasera, grazie. Grazie Sergio, buonasera a tutti. Assessore, prima di tutto una considerazione. Ho parlato di 178 eventi nell'arco di 5 mesi. Di questi, direi, più di 2/3 organizzati dalle Proloco. E allora pensavo a quante sono le persone che montano palchi, distribuiscono sedie, cucinano, servono, rimettono tutto in ordine, i cosiddetti volontari, no, delle Proloco. E se non ci fossero, quanto costerebbero le manifestazioni e soprattutto si potrebbero veramente fare? Costerebbero sicuramente di più. Adesso un modo per farle probabilmente lo si troverebbe anche, però verrebbe a mancare tutta quel valore del volontariato che ad esempio in un evento è un valore aggiunto inevitabilmente e soprattutto in dei comuni che non sono comuni città metropolitane, no? come la nostra, ma che si fondano appunto anche sull'associazionismo, anche sulle realtà di quartiere, avere l'apporto di queste realtà e di questi volontari anche in iniziative organizzate, diciamo quelli cosiddetti anche grandi eventi che un comune, un'amministrazione può organizzare, può promuovere, credo che sia fondamentale. Certo, stiamo parlando di migliaia di persone, perché poi no, ogni Proloco ne ha qualcosa come centinaia, 178 eventi, moltiplica, ci si rende conto che sono veramente tante queste persone che prestano il loro tempo e a solo beneficio del proprio paese, della propria città, è meritorio, no? Assolutamente sì. Assolutamente sì, io credo che vadano valorizzate e non sfruttate. Certamente. Ecco, perché alcune volte ci si può confondere tra queste due cose, invece secondo me un conto è saperle valorizzare, un conto invece è sfruttarle anche per ogni occasione, che non sarebbe corretto neanche questo, perché certo. Poi alla fine stiamo parlando sempre di volontariato, di gente che tutto il giorno lavora, che dedica il tempo libero e i giorni di festa agli eventi della città e quindi anche questa cosa qui secondo me va organizzata bene. Certo. Assessore, da poco
poco tempo, lei chiaramente è nella giunta Ser Filippi, avete celebrato i 100 primi giorni di amministrazione. Lei è entrato con le ultime amministrative in giugno, è chiaro che ha visto la stagione turistica un po', diciamo, passivamente, nel senso che non è potuto intervenire perché appunto è stato insediato proprio all'inizio della stagione e poi, come si sa, un assessore, un politico che si insedia deve poi prendere coscienza, decidere, eccetera. Ecco, che cosa ha visto in questi, mi correggo, 131 giorni del suo assessorato? Beh, cosa ho visto? Ho visto innanzitutto che dal punto di vista turistico e degli eventi va riorganizzato sicuramente il calendario. Ho visto ancora molto attivismo da parte di chi comunque organizza, un riscontro che potrebbe essere maggiore da parte dell'utenza, quindi degli stessi cittadini fanesi, così come anche dei turisti, quindi va forse anche migliorata il tema proprio dell'evento in funzione dell'accoglienza e dell'evento in funzione della promozione della città. E come dicevo, il calendario degli eventi, quello che ho notato è che ci sono troppi eventi e manifestazioni sovrapposte e quindi vanno sicuramente ridistribuite, snellite il calendario, ovviamente anche con una concentrazione che sia diversificata di date tra i grandi eventi e i medi eventi o le piccole manifestazioni. Assessore, proprio a questo volevo arrivare. Io l'ho sentita in alcune situazioni in cui lei era presente come appunto relatore, no? E lei ha giustamente fatto notare quanto sia importante la differenza tra eventi di accoglienza ed eventi di richiamo, cioè, no? Grandi eventi. Esatto. Allora, cerchiamo di spiegarla anche ai nostri spettatori, cioè l'evento di accoglienza è quell'evento che tu fai per accogliere la gente, quindi offrire quanto di più buono e bello abbiamo. Gli eventi invece di turismo e di richiamo sono quelli che la gente si muove da città nazionali o internazionali per venire appositamente a vedere quell'evento. Quindi c'è questo spostamento di flussi turistici. Mi dice, Assessore, quali sono gli eventi che secondo lei sono veramente quelli che richiamano? Allora, noi abbiamo diciamo battezzato grandi eventi i 5 eventi principali della città, che sono quelli che per storicità, per tradizione, per partecipazione sono da decenni che vengono organizzati, e ovviamente sono il Carnevale, il Brodetto Festival, Passaggi Festival, la Fano dei Cesari e Fano Jazz. Questi quindi sono 5. 5 grandi eventi che intanto quest'anno abbiamo voluto, come detto, indicare che rispettano e rispecchiano le caratteristiche che possono avere un grande evento, che è anche un evento appunto di richiamo, che smuove sicuramente l'economia locale, l'indotto, e che in qualche modo ci dà anche la possibilità di promuovere la città e quindi un'immagine della città che è anche legata a ciò che un turista può trovare nella città quando sceglie di trascorrere le vacanze a Fano. Questa è la logica degli eventi. Senta, questi eventi di solito vengono portati, lei diceva, parlava giustamente di un calendario, vengono portati calendarizzati a quelle che sono le fiere in modo da precedere i flussi turisti, darli in mano a delle agenzie che possano poi, no, veicolare il turismo, eccetera. Questo succederà? È già successo? Ha intenzione di puntare su questo aspetto? Sta succedendo con anche un po' di ritardo quest'anno, perché ovviamente siamo arrivati. È normale, lo dicevo adesso, prima. Però abbiamo già fatto il tavolo dei grandi eventi, ci stiamo facendo aiutare anche da un professionista che ne coordinerà la comunicazione e l'immagine, appunto il marketing. La nostra intenzione è dare un prodotto di pacchetto turistico legato agli eventi in mano ai tour operator e anche al turista finale. Farlo entro il mese, vorremmo che ogni anno venisse fatto entro il mese di ottobre. Certo. Dell'anno precedente. Quest'anno inevitabilmente siamo un po' in ritardo, però abbiamo iniziato questa progettualità intorno appunto agli eventi, e oltre a questi eventi cerchiamo di inserire qualche evento che può essere a spot oppure può essere anche un inizio di un percorso, come ad esempio l'Adriatic Sound Festival che abbiamo deciso di appoggiare all'aeroporto, su un investimento di una società americana, quindi di una persona, un americano che è legato al territorio, perché ha sposato una signora di Pesaro, quindi comunque conosce la nostra realtà, e che ovviamente porterà
contiamo che possa portare tante persone, soprattutto dall'estero in questo caso. Certo. Quindi la politica dei grandi eventi è legata agli arrivi turistici. Le città che l'hanno fatto, ad esempio la nostra regione, solo Senigallia si è posta in questa maniera, e le città che l'hanno fatto anche in giro per l'Italia sono le città che hanno il dato turistico più rilevante e più positivo. Senta Assessore, lei sa, no? Tutti quelli che si pongono nel suo lavoro, nel suo assessorato, hanno una visione di turismo. Ecco, secondo la sua visione, quale dovrebbe essere o quale sarà il turismo di Fano? Su che cosa, quali sono veramente le pietre su cui poggia poi tutta la struttura? Ma innanzitutto noi quello che stiamo facendo in queste settimane, anche abbiamo dato il via alla riqualificazione, cioè del piano delle strutture ricettive, cioè noi stiamo lavorando sulle strutture ricettive, quindi garantire un'accoglienza adeguata. Garantire un'accoglienza adeguata sulle strutture ricettive, certo. Ma aumentarne la capacità. Quindi noi con questo piano vogliamo aumentare la capacità dei posti letto nella città, perché è una capacità che in questo momento è scarsa e che qualora dovessero essere ad esempio confermate le cifre dell'evento che dicevo dell'aeroporto, non saremmo in grado di far dormire tutte le persone nella nostra città, e questo ovviamente è un limite. Pertanto sono dei progetti, dei discorsi, dei ragionamenti che devono andare di pari passo, e lì riusciremo a capire che tipo di turismo abbiamo o possiamo avere o a quale turismo possiamo puntare. Oggi il problema è che il turista difficilmente sceglie la città di Fano. Per scegliere la città di Fano, anche per pochi giorni, ci devono essere delle attrazioni che legano il mare con l'entroterra in una logica di pacchetto turistico, ma anche di iniziative che nel territorio ci devono essere. Certo. Di ogni tipo, perché possiamo pensare che siamo sì Fano la città del carnevale, però possiamo dire anche che siamo Fano città romana, possiamo anche dire che siamo la Fano città dell'enogastronomia, quindi, se diciamo ci leghiamo così al territorio. Abbiamo bisogno in diversi periodi dell'anno di identificarci, certo, e di essere attrattivi per il turista che sceglie anche di passare due notti nella nostra città, perché quelle due notti rappresentano un'economia per tutto l'indotto, non solo ovviamente legato alla ricettività, ma legato anche alla ristorazione, ai locali commerciali, certo, e tutto quello che ne consegue. Vediamo se ho capito, lei dice spendere tutte le carte buone che abbiamo, tutti gli assi, nel momento migliore e con una certa logica, insomma, è questo, mi sembra di capire, no? Esatto, perché abbiamo diversi momenti migliori nell'anno, non siamo una città che può promuoversi solo durante l'estate, si può promuovere anche durante il Natale. Il febbraio è il mese del carnevale, aprile a primavera abbiamo delle iniziative comunque che sono piacevoli, è comunque una città di mare, nei primi periodi di primavera è sempre molto allegro. Mi è piaciuto, Assessore, molto quello che lei ha appena detto, cioè considerare la costa con l'entroterra, anche perché insomma l'abbiamo visto quest'anno ed è un susseguirsi di eventi purtroppo che avremo sempre più spesso, le famose mucillagini, no? Quindi il mare non basta più, non è più la forza portante. Ne parlavo qualche tempo fa, proprio durante questa trasmissione, cioè una volta negli anni 60 tu dicevi mare e partivano con la 500 e addirittura le valigie sopra legate con lo spago pur di venire al mare. Oggi non è più così. No, non è così, anche se noi abbiamo un buon mare, ovviamente siamo bandiera blu, tutto quello che vogliamo, e sicuramente il mare ha il suo fascino in estate ma anche in inverno, però non, ovviamente non basta, perché l'Italia è bagnata per tre quarti dal mare, e quindi capiamo che abbiamo una concorrenza altissima di località che hanno probabilmente anche un mare più bello del nostro, e noi dobbiamo metterci appunto quel valore aggiunto anche di organizzazione, di iniziative dell'entroterra. Abbiamo una possibilità, e anche proprio ieri ci siamo visti con un tavolo per il turismo legato al bike. Abbiamo una possibilità di questi cicloturisti che hanno una grande passione, che in questo momento non è più un settore di nicchia, perché con l'avvento anche delle mountain bike, pedalata assistita, eccetera, sono tanti turisti che si avvicinano a questo tipo di turismo, si muovono per questo, e noi abbiamo un immediato entroterra nel giro di 30 km legando anche dei comuni a noi confinanti come Bombaroccio, Cartoceto, Colli al Metauro, Fossombrone, certo. Riusciamo a poter dare un'offerta che insieme al mare, insieme all'astronomia, insieme all'evento ti dà quel valore aggiunto, perché abbiamo delle colline ad esempio che viste da chi
non c'è nato, quindi da chi non le dà per scontato, sono di un fascino incredibile, dove si possono trovare ovviamente gli ulivi, i vigneti, le cantine, i borghi, abbiamo dei borghi anche nel nostro comune, se pensiamo a Carignano, se pensiamo a Caminate, se pensiamo a Metauriglia, Prelato, se pensiamo a Prelato, Monte Giove, certo. Belgato, cioè abbiamo dei borghi bellissimi che visti da chi tutto il giorno è abituato alla grande città, certo, in pianura, che non ha riferimenti di mare e di collina. Ovviamente un territorio come il nostro può essere paragonabile solo alla Toscana. Certo, assolutamente sì, io sono d'accordo con lei. Assessore, nella sua visione, lei mi ha detto la prima cosa da mettere mano è sicuramente la ricettività, e questo è un dato di fatto, perché se non riesci ad ospitare è inutile fare turismo, questo è logico. Però dovesse darmi altre due cose che secondo lei mancano al turismo a Fano o comunque nel nostro territorio, quale potrebbe identificare? Allora, quello che manca... Allora, al turismo in questo momento manca una visione d'insieme, oltre... Lei parla per Fano o si riferisce a tutto il territorio? Ma anche basterebbe già se per Fano fossimo tutti d'accordo che le esigenze sono... Andare tutti nella stessa direzione. Tutti nella stessa direzione, già faremmo comunque, perché poi il comune di Fano è anche capofila, no? di un territorio, sì, in particolar modo anche di due vallate, quindi si riuscirebbe anche a trainare meglio anche gli altri comuni. E, secondo me manca la visione di insieme, di dire che siamo e possiamo diventare una città turistica. Intorno a questo c'è legato anche la presenza delle attività economiche, che molte volte sono viste come ingombranti dai residenti dei vari quartieri, principalmente del centro storico del mare, e quindi ho notato che rispetto agli anni passati c'è proprio una protesta maggiore da parte di chi non vuole convivere con le attività, esatto, con le feste per i giovani, sì, c'è una certa, esatto, intolleranza che questo, dico io, non porta bene, perché no. Mi è capitato di spiegare anche a dei residenti che anche le stesse attività economiche, possono essere ristorazione, bar, albergo o anche comunque dei locali che sono anche per i giovani, sono allo stesso tempo, oltre che luogo di divertimento e di passatempo, diventano anche luoghi di presidio di sicurezza, perché un quartiere come il centro storico, il mare, che è attivo, che è vivo, che è frequentato da persone, è un quartiere che non si presta alla microcriminalità. Assolutamente. E quindi se non vogliamo creare delle situazioni in cui ci sono dei luoghi, delle vie abbandonate, dobbiamo aiutare le attività che vogliono lavorare, a fare in modo che lì arrivi la gente, ma anche a farle lavorare in degli orari con delle regole anche più elastiche. Sì, 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 assolutamente sì. C'è questa filosofia del not in my garden, inglese, cioè non nel mio giardino, tutto quello che fai fallo, basta che non tocchi me. E questo è un po' deleterio per tutto quello che si tenta di fare. Giustamente lei fa notare, se un luogo è vissuto, è chiaro che la criminalità è meno presente o comunque c'è più attenzione. Se il luogo è isolato e non c'è nessuno, è chiaro che lì insomma può succedere di tutto. Adesso io non voglio fare il pessimista, non voglio fare neanche la Cassandra, però voglio dire, è così. No? Però quello della sicurezza è un tema che tanto sta attraversando un po' tutte le città, anche da noi lo vediamo che abbiamo grandi difficoltà, stiamo cercando di intervenire, ma anche con non solo con un'attività di prevenzione, ma anche con appunto un'attività di iniziative pensate in alcuni luoghi che possono insomma far rivivere la città come deve vivere, non prestata a chi ha male intenzioni. Certo, e un altro aspetto chiaramente molto importante, lei diceva Fano è capoluogo, cioè voi avete un'associazione che si chiama Valli a Scoprire, se sì, non sbaglio, ci sono già stati altri esperimenti negli anni passati, eccetera. Io dico sempre, se tu guardi Fano dal satellite, è poco meno di un neo, quindi è chiaro che più il territorio è diciamo coordinato e lavora in sinergia, più è evidente, no? Ma è fondamentale, c'è come iniziativa appunto, cioè, Valli a Scoprire, che è un sistema che si è creato poi negli ultimi anni, ma da più di 10 anni resiste anche Itineris, che è un'iniziativa che porta proprio i turisti a scoprire i luoghi, certo, il territorio, una cosa che non si faceva per niente. Io ancora incontro, anche col mio lavoro, ho incontrato in giro per l'Italia in questi anni tante persone che andavano al mare a torrette,
cioè Torrette, il quartiere per eccellenza del turismo, ma queste stesse persone non conoscevano nulla del territorio. Certo. Sono sempre andate al mare, a Torrette, a Ponte Sasso, a Metauriglia, che sono diciamo, la fascia, no, della costa, sì, che può accogliere più persone, il balneare, certo. E ma si fermavano al balneare. Certo. Ecco. Magari alcuni hanno anche comprato delle case in quei quartieri, però conoscendo veramente poco il territorio. E invece una cosa questa che fortunatamente si è riscoperta negli anni, ci si sta lavorando, ci hanno lavorato tante persone in questi anni per creare questo legame territoriale, e questa è una fortuna. Ho visto di recente, anche apprezzandola come iniziativa, questa cosa di legare l'olio DOP di Cartoceto con il tartufo di Acqualagna. Certo. Le famose sinergie sono due iniziative che si abbracciano, si praticamente nello stesso mese, certo, negli stessi, certo, 40 giorni, e quindi è fondamentale che ragionino di insieme. Assessore, purtroppo i tempi sono molto ristretti i nostri. Le chiedo solo, sto concludendo una serie di trasmissioni, come concludo? Oh, questo lo sa lei, io non lo so, anzi io posso solo fare i complimenti per questa trasmissione che dà modo di raccontare quello che è il turismo del nostro territorio, ma che anche quello che accade poi nel nostro territorio, che ci dà la possibilità di metterlo in mostra e anche di spiegare con dei tempi anche un po' più dilettati rispetto al classico telegiornale quelle che sono le idee sui nostri settori. Come concludere lo lascio lei. Va bene, e allora siccome abbiamo scelto uno sfondo di un teatro, chiudiamo il sipario su Teleracconto e io dico semplicemente alla prossima. Ciao.